Una magnifica sera, un non meno magnifico usciere, Ivan Dmitrich Cherviakov era seduto nella seconda fila di poltrone e seguiva col binocolo le campane di Corneville. Guardava e si sentiva al colmo della beatitudine, ma a un tratto, nei racconti spesso si incontra questo a un tratto, gli autori hanno ragione, la vita è così piena di imprevisti, ma a un tratto il suo viso fece una smorfia, gli occhi si stralunarono, il respiro gli si fermò, egli scostò dagli occhi il binocolo, si china e... Ecci! Aveva starnutito, come vedete. Starnutire non è vietato ad alcuno e in nessun posto. Starnutiscono i contadini, i capi di polizia e a volte perfino i consiglieri segreti. Tutti starnutiscono. Cherviakov non si confuse per nulla. S'asciugò col fazzolettino e, da persona garbata, guardò intorno a sé. Non aveva disturbato qualcuno col suo starnuto? Ma qui, sì, gli toccò confondersi. Vide che un vecchietto seduto davanti a lui nella prima fila di poltrone stava asciugandosi accuratamente la calvizie e il collo col guanto e borbottava qualcosa. Nel vecchietto Cherviakov riconobbe il generale civile Brizalov in servizio al dicastero delle comunicazioni. «L'ho spruzzato!» pensò Cherviakov. «Non è il mio superiore, è un estraneo, ma tuttavia è seccante». Bisogna scusarsi. Cherviakov tossì, si sporse col busto in avanti e bisbigliò all'orecchio del generale. Scusate, eccellenza, vi ho spruzzato. Io involontariamente. Non è nulla, non è nulla. Oh, per amor di Dio, scusatemi. Io, vedete, non lo volevo. Oh, sedetevi, prego. Lasciatemi ascoltare. Cherviakov rimase impacciato. Sorrise scioccamente e riprese a guardare la scena. Guardava, ma ormai beatitudine non ne sentiva più. Cominciò a tormentarlo l'inquietudine. Nell'intervallo egli si avvicinò a Brizalov, passeggiò un poco accanto a lui e, vinta la timidezza, mormorò «Vi ho spruzzato, eccellenza, perdonate. Io, vedete, non che volessi... Oh, smettetela! Io ho già dimenticato e voi ci tornate sempre su». Disse il generale e mosse con impazienza il labbro inferiore. Ha dimenticato e intanto ha la malignità negli occhi, pensò Cherviakov gettando occhiate sospettose al generale. Non vuol nemmeno parlare. Bisognerebbe spiegargli che non desideravo affatto, che questa è una legge di natura, se no penserà che io volessi sputare. Se non lo penserà adesso, lo penserà poi. Giunto a casa, Cherviakov riferì alla moglie il suo atto incivile. La moglie, come a lui parve, prese l'accaduto con troppa leggerezza. Ella si spaventò soltanto, ma poi, quando apprese che Brizalov era un estraneo, si tranquillizzò. «Ma tuttavia passaci, scusati», disse. «Penserà che tu non sappia comportarti in pubblico». «Ecco, è proprio questo. Io mi sono scusato, ma lui in un certo modo strano, una sola parola sensata non l'ha detta». E non c'era neppure tempo di discorrere. Il giorno dopo Cherviakov indossò la divisa di servizio nuova, si fece tagliare i capelli e andò da Brizalov a spiegare. Entrato nella sala di ricevimento del generale, vide là numerosi postulanti e in mezzo ai postulanti anche il generale in persona che già aveva cominciato l'accettazione delle domande. Interrogati alcuni visitatori, il generale alzò gli occhi anche su Cherviakov. «Ieri all'Arcadia, se rammentate, eccellenza», prese a esporre l'usciere, «io starnutii e involontariamente vi spruzzai. Scusa, oh, che bazzecole! Dio sa chi è! Voi che cosa desiderate?» si rivolse il generale al postulante successivo. «Non vuol parlare», pensò Cherviakov, impallidendo. «È arrabbiato dunque. No, no, non posso lasciarla così. Gli spiegherò». Quando il generale finì di conversare con l'ultimo postulante e si diresse verso gli appartamenti interni, Cherviakov fece un passo dietro a lui e prese a mormorare «Eccellenza, se oso incomodare vostra eccellenza, è precisamente per un senso, posso dire, di pentimento. Non lo feci apposta, voi stesso lo sapete». Il generale fece una faccia piagnucolosa
e agitò la mano. Ma voi vi burlate semplicemente, egregio signore, disse egli scomparendo dietro la porta. Che burla c'è mai qui? Pensò Cerviakov. Qui non c'è proprio nessuna burla. È generale, ma non può capire. Quando è così non starò più a scusarmi con questo fanfarone. Vada al diavolo. Gli scriverò una lettera e non ci andrò più. Come è vero Dio, non ci andrò più. Così pensava Cerviakov andando a casa. La lettera al generale non la scrisse. Pensò, ma in nessuna maniera poté concepire quella lettera. Gli toccò il giorno dopo andare in persona a spiegare. «Ieri venne a incomodare Vostra Eccellenza», si mise a borbottare quando il generale alzò su di lui due occhi interrogativi. «Non già per burlarmi, come vi piacque dire. Io mi scusavo perché, starnutendo, vi avevo spruzzato e a burlarmi non pensavo nemmeno. Oserei io burlarmi? Se noi ci burlassimo, vorrebbe dire allora che non c'è più alcun rispetto per le persone». «Vattene!» garrì il generale, fattosi d'un tratto livido e tremante. «Che cosa?» domandò con un bisbiglio Cerviakov, venendo meno dallo sgomento. «Vattene!» ripeté il generale pestando i piedi. Nel ventre di Cerviakov qualcosa si lacerò. Senza veder nulla, senza udir nulla, egli indietreggiò verso la porta, uscì in strada e si trascinò via. Arrivato macchinalmente a casa, senza togliersi la divisa di servizio, si coricò sul divano e morì.